Sasha, prego. Devo stare in piedi, no? Sì, forse se ti tieni, che tu sei giovane, sì, puoi farlo. Nulla, io è la primissima volta che vengo a vivermi questa esperienza. Arrivo qui in un momento un po' complicato della mia vita, in cui stavo soffrendo per mie cose, diciamo, personali, familiari, eccetera. Ed ero in una sorta di periodo un po' veramente difficile. E sicuramente ringrazio Iole, che è appunto la mia ragazza, che mi ha permesso di, cioè, di arrivare qui e non di costringermi, ma di illuminarmi magari. Da quando ero piccolo avevo questa sorta di desiderio, sentendo i nonni, bisnonni, perché ho una famiglia molto numerosa, ho conosciuto tutte le generazioni, ho avuto questa fortuna qui. E nel mio paese, in Abruzzo, si usano queste, no? Queste spedizioni, le chiamo io. E quindi è una cosa che da quando sono piccolo c'ho dentro. E credevo di dover vivere prima o poi. Dico sempre che era una delle 10 cose da fare prima di morire, anche scherzosa, ma è così, ed è quindi che adesso sono a quota 9, me ne mancano 9 ancora. E sono arrivato un po' scettico, lo ammetto, nel senso che io non sono, magari mi sento un po' diverso da tutti voi, non in senso negativo, ma perché vi vedo molto, diciamo, chi più chi meno vicini alla preghiera, vicini alla costanza, che è una cosa che a me manca tantissimo. Cioè sono questo problema, cioè tolto lo sport, che era la mia passione di vita, sono una persona un po' incostante, quindi non faccio fatica a mettermi tutti i giorni a pregare. Ne parlavo anche con padre Anton, che ringrazio perché è stata una figura meravigliosamente inaspettata a livello spirituale in questi giorni per me. Ovviamente ringrazio anche tutti voi, perché la mia testimonianza più grande è questa, cioè voi siete per me la testimonianza, nel senso, non è che ho deciso volontariamente di non venire in certi posti a ascoltare le testimonianze, ma credo che le testimonianze ci possono essere in strada a Milano, a Torino, ovunque possiamo avere vere testimonianze di sofferenze o robe veramente che ti distruggono, no? E in questo caso voi siete stati le mie più grandi testimonianze, chi più chi meno, con la propria storia di vita, con le proprie lotte quotidiane. Quindi questa è la cosa che vi dico col cuore. Il giorno che mi ricordo tra tutti, in realtà il primo rispetto agli altri, che è quello che per me è più significativo, perché come sono arrivato su in collina, la collina delle apparizioni, ho fatto la mia tranquilla scalata insieme a tutti voi e poi mi sono seduto e ho iniziato a sentire dei brividi strani, cioè avevo pelle d'oca ma ero a maniche corte, qualcuno l'ho raccontato, c'erano 35 gradi sul mio corpo, quindi non so perché c'erano questi brividi. Poi li sentivo dal collo, li vedevo fisicamente anche sulle braccia e poi mi sono messo a piangere pregando delle mie cose personali e quindi quel momento mi ha segnato questo percorso. Ho sempre avuto una certa ipersensibilità da quando ero bambino, ma è una certa spiritualità che però non ho mai professato, e con la preghiera e con magari andando in chiesa o confessandomi. Non lo facevo da più di 4 anni. L'ho fatto con padre Anton, sono state 2 ore, chiedo scusa a chi mi ha aspettato per 3 ore lì giù, però è stato bellissimo. Ho pianto tanto, mi sono liberato tantissimo e quindi è un'esperienza, cioè Medjugorje l'ho vissuta personalmente in maniera bellissima, unica, e mi auguro che, insomma, sicuramente di tornarci magari con persone a cui fare del bene, e racconterò questo. Cioè la mia testimonianza è che, a prescindere da essere giovane o non giovane, si soffre, perché le mie generazioni sono del 92, quindi 30 anni quest'anno. Tanti ragazzi non comprendono la spiritualità, non comprendono il fatto che si può essere vicino al Signore. Credo che possa essere proprio un aiuto nella mia anche vita, carriera. Io comunque lavoro nel mondo dello spettacolo, ho lavorato nella moda, continuo a farlo, e spesso c'è questa roba di vedere quel settore come un settore che non può essere vicino a questa realtà. Invece ci si può essere benissimo dentro, e anzi il Signore ci può accompagnare e dare più forza per poter raggiungere i propri obiettivi. E questa potrebbe essere un qualcosa che posso raccontare ai miei coetanei o anche a persone più piccole che ormai sono totalmente lontane, si pensa solo al possesso, al materialismo, ed io ero uno di quelli che comunque si lascia un po' a volte accecare da quello, no? Dal bel vestito, dal farti vedere sempre bello, sempre giusto, sempre. Quindi ecco, mi auguro che questo cambiamento è iniziato e che abbia sempre un'evoluzione a mio modo. Di certo non con 3 rosari al giorno, perché ammetto che non riuscirei a farlo, ma magari, come mi diceva il padre, come diceva magari un mio gloria al padre, un mio padre nostro, può valere quanto 1000, no? Quindi è questo il senso. E niente, vi ringrazio e speriamo che le prossime generazioni miglioreranno insieme a me.